Siamo a Schio, in provincia di Vicenza, e ci stiamo dirigendo verso l'asilo fatto costruire nel 1872 da Alessandro Rossi per i figli dei suoi operai degli stabilimenti di Schio e di Pieve Belvicino, un paese a pochi chilometri da qui. È il 1944. In questo asilo presta servizio madre Luisa Arlotti. È una suora canossiana, nata a Belluno nel 1904, è giunta a Schio dal convento veneziano di Sant'Alvise nel maggio del 1928. Nel 1934 è nominata direttrice dell'asilo e poco dopo ispettrice degli altri asili e delle colonie climatiche dell'Anificio Rossi. Durante la permanenza a Schio, madre Arlotti consegue il diploma di grado preparatorio per maestre e il diploma di primo e secondo corso per infermiere. Ma l'occasione per mettere a frutto le sue conoscenze e la vocazione per l'aiuto del prossimo giunge il mattino del 22 giugno 1944, quando due dirigenti del vicino Lanificio Rossi le chiedono di nascondere all'interno dell'asilo due partigiani. I due giovani, con il nome di battaglia di Lancia e Crinto, sono rimasti gravemente feriti in uno scontro a fuoco avvenuto alcuni giorni prima nella contrada di Vallortigara, sulle colline vicino alla città. Dopo varie peripezie, i due partigiani sono nascosti all'interno del circolo operaio di Poleo, nei dintorni di Schio. Ma l'ambiente è ben presto saturo dell'odore del disinfettante. I due giovani sono in pericolo, rischiano di essere scoperti, bisogna spostarli al più presto. La decisione dei dirigenti dell'Anificio Rossi è motivata dall'accordo di collaborazione stretto tra l'azienda e il comando della Brigata Partigiana Garemi. In virtù di questo accordo, una settimana prima, i partigiani avevano sabotato le centrali che fornivano energia elettrica agli stabilimenti scledensi requisiti dai tedeschi, sventando così il bombardamento a tappeto minacciato dagli alleati. È una richiesta folle. Ma non posso respingerla. Michea ha scritto: uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che il Signore richiede da te. Praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. Li aiuterò, li proteggerò nel mio asilo. Dopo aver espresso i propri dubbi per l'incolumità dei bimbi dell'asilo, madre Arlotti accetta. Nel tardo pomeriggio del giorno stesso, mentre tutte le altre suore sono riunite in cappella per la preghiera, avviene il trasporto dei due feriti, adagiati sul pianale di un furgone dell'anificio e coperti da un mucchio di stracci. Dopo aver percorso via Lungogogna e via Rovereto, passando incolumi attraverso due posti di blocco, il furgone entra nel giardino Jacquard, posto di fronte all'ingresso dell'anificio, nel quale, celato dalla vegetazione, si trova l'imbocco del rifugio antiaereo scavato nella collina del castello di Schio.
Lì trovano ad attenderli 5 partigiani territoriali che caricano i feriti su 2 barelle e, percorrendo lo stretto budello, escono all'altra estremità del rifugio, che si apre a fianco dell'asilo Rossi, dove trovano ad attenderli madre Luisa Arlotti, che li fa trasportare in una stanzetta all'ultimo piano di cui solo lei possiede la chiave. I due giovani ricevono quotidiane visite da parte del dottor Lavagnoli, medico dell'ospedale civile di Schio, mentre le medicazioni vengono effettuate da un infermiere incaricato dalla direzione dell'anificio. Crinto ha la coscia sinistra spappolata da un proiettile esplosivo, più un'altra decina di feriti in tutto il corpo, mentre Lancia ha i polmoni trapassati da una raffica di mitra ed è in coma già da un paio di giorni. A madre Luisa giunge notizia che al comando tedesco insediato nel Villino Rossi è pervenuta una lettera anonima che informa che la suora tiene celati all'interno dell'asilo 2 partigiani feriti. Di lì a poco si viene a sapere che in un salotto della città la moglie del primario di chirurgia ha deplorato il comportamento della suora. Come prima misura, madre Arlotti congeda l'infermiera, del quale non si fida più, e attende lo sviluppo degli eventi, ma nel frattempo i dirigenti dell'anificio Rossi abbandonano la città. La sera del 28 giugno, un folto gruppo di ufficiali tedeschi e fascisti, accompagnati dal nuovo direttore dell'edificio, giunge all'asilo. La suora dice loro di essere già informata della lettera. Alla domanda se sia vero che lei tiene nascosti i partigiani, risponde di non essere così pazza da mettere a repentaglio la sicurezza di quasi 500 bambini. Ma se non ci credono, possono benissimo perquisire l'asilo, e porge loro un mazzo di chiavi. Spiazzati dall'atteggiamento risoluto della suora, gli ufficiali se ne vanno. La sera stessa, percorrendo l'incontrario il rifugio, i due partigiani furono condotti all'interno della fabbrica alta, in una stanzetta posta all'ultimo piano sopra la portineria. Ma appena le fu possibile, madre Luisa corse all'istituto salesiano a confessarsi. Aveva mentito agli ufficiali. Pochi giorni dopo, ripresosi dal coma, Lancia viene dimesso, mentre Crinto è trasferito in una casa privata a Malo, in attesa che le acque in città si calmino. Riportato all'asilo Rossi, Crinto vi rimane fino alla fine di agosto, dopodiché ritorna nei boschi con i partigiani. Rimangono all'asilo un pilota francese, Pierre Barbarin, e un partigiano con nome di battaglia Tarzan. Dopo di loro vengono ospitati 2 piloti inglesi e Josef, un soldato austriaco passato con i partigiani. Ma in novembre, intimorita dalla retata avvenuta in città a seguito dello sciopero generale causato da alcuni episodi di violenza carnale perpetrati dai fascisti a danno di operaie dell'anificio Cazzola, madre Luisa decide di sospendere la sua pericolosa attività. Dopo aver nascosto il pilota francese in un'abitazione privata, madre Luisa confida alla propria superiora dell'istituto dei Fie Fusinato quanto aveva fatto. La superiora ne rimane contrariata. Pochi giorni dopo, dalla casa madre canossiana di Verona, le giunge l'ordine di trasferirsi a Venezia, al convento di Sant'Alvise. Ma lì giunta, è immediatamente inviata all'istituto San Giovanni Battista alla Giudecca, dove il 1 gennaio 1945 viene arrestata da 2 ufficiali, uno della Brigata Nera e uno tedesco, e condotta a Schio, in via Carducci, nella tristemente nota caserma della Brigata Nera. Scopre allora di essere stata tradita da Pierre Barbarin, il pilota francese che lei aveva protetto e accudito all'interno dell'asilo.
subisce stringenti interrogatori, rifiutandosi di fare i nomi di quanti avevano collaborato con lei. Subisce un processo ed è condannata a 25 anni di prigione. Viene trasferita al carcere vicentino di San Biagio. Dopo qualche tempo è scorta all'interno del carcere dal vescovo, che la rimprovera duramente per essersi mischiata in questioni politiche e ottiene dai tedeschi di farle assegnare gli arresti domiciliari al seminario vescovile di Vicenza. Alla liberazione, avvenuta alla fine di aprile 1945, a Madre Luisa viene impedito di ritornare a Schio e viene sottoposta a una sequela di trasferimenti da un capo all'altro della penisola con incarichi di importanza via via minore. Ma i partigiani di Schio non la dimenticano. Nel dopoguerra, in virtù del periodo di carcerazione trascorso, viene insignita della qualifica di partigiana combattente. Ma l'onorificenza più importante le viene consegnata mentre si trovava ospite della Casa Caritas, dove riceveva frequenti visite degli esponenti della resistenza scledense. Nel 1975, trentennale della liberazione, per mano del prefetto di Vicenza le viene consegnato l'attestato di Cavaliere della Repubblica per meriti resistenziali. Alcuni anni dopo, Madre Luisa è trasferita alla casa canossiana di Poiano di Valpantena, in provincia di Verona, dove si spegne nell'agosto 1988. Nel settembre 2017, Madre Luisa Arlotti è onorata con l'intitolazione della piazzetta antistante il suo asilo e la posa di una targa. Così la città di Schio ha voluto ricordare la sua luminosa figura da tutti rimpianta. E con questo piccolo omaggio ho voluto ricordarla anch'io. Quando hai conosciuto Madre Luisa? Madre Luisa l'ho conosciuta a Poiano, perché io ero andata lì come infermiera. E da lì è partito un po' di amicizia, anche perché le volevo bene a Madre Luisa. Ma che anno era? Era 1981. E sono rimasta lì io fino al 91, ma lei è morta nell'88. Nell'agosto del 88? Agosto, sì. Quindi avete passato insieme 6-7 anni? Sì. Quando sei arrivata, lei era già ammalata? Sì, era ammalata, ma girava. Girava per la casa, non è che lei fosse stata a letto proprio. Non era ancora inferma? Non era inferma ancora. Questo è accaduto più tardi? Più tardi, sì. E nel tempo che avete passato assieme, ti ha raccontato qualcosa della sua vita precedente? Mi raccontava un po' di quello che le era successo, ma già sapevo qualcosa perché le chiacchiere giravano. Ma lei puntava più sui bambini, su quei due partigiani che lei aveva assistito. Poi mi parlava di quel bambino dell'asilo che era andato sacerdote e che lì, quando che era lì, come si dice, al seminario vescovile, l'andava a trovare e lo consolava perché lei si sentiva non compresa. Questo era quello che la amareggiava di più? Di più, sì. Non sentirsi compresa da tutti. Soprattutto dai superiori, nell'opera di bene che aveva fatto. Sì. E dei suoi successivi trasferimenti da un capo all'altro dell'Italia,
Quello era stato una punizione? Secondo, penso di sì. Ma non si lamentava? Non si è mica lamentata, no. Cosa ti ricordi in particolare di lei? Quale aspetto del suo carattere? Che lei con lei era molto austera, però voleva tanto bene alle persone, specialmente anche a quelle che avvicinava all'istituto. Ma nei confronti di se stessa lei era austera? Sì. Lei non voleva mai niente per se stessa, lei era sempre troppo. E da altre testimonianze che ho raccolto da madri che sono ancora a Poiano, di Valpantena, lei non si è mai lamentata durante la sua malattia? Mai. Cosa ti raccontava dei due partigiani? Lei mi raccontava che lei li ha curati, li ha assistiti, sì, cose così, insomma. Ma del pericolo passato, quando erano venuti ad arrestarli, non ti ha raccontato? Quando sono venuti a arrestare lei? Sì, a cercare i due partigiani. Sì, sono venuti, che lei ha consegnato le chiavi. Questo te l'ha raccontato? Mi ha raccontato lei. Che i due partigiani erano chiusi dentro in una stanza e aveva messo un armadio davanti alla porta. Questo te l'ha raccontato? Sì. Ma è della sua vita quando era ragazzina a Belluno? Non ti ha raccontato niente? No. Della sua decisione di diventare suora? So che lei mi diceva che non aveva ancora il battesimo e si è decisa ad andare a ricevere il battesimo. Quello sì, me lo ricordo. Sì, è andata a Venezia. A Venezia, sì. Da sola. Poi è andata via anche da casa da sola, senza dire niente ai suoi, mi pare. Ma non ti ha raccontato perché è fuggita di casa? Perché aveva la matrigna e la maltrattava. Non andava d'accordo con la matrigna? E dei bambini cosa ti raccontava? Che era felice coi bambini, li amava veramente. Mi sento in dovere di dire grazie a Ugo e Vittorio per avermi stimolata a dare la mia testimonianza, semplice ma vera, uscitami dal cuore dopo 30 anni dalla sua morte. No, macchina, voglio spostarli al più presto. Questo saturo dell'odore del disinfettante. No. La decisione dei dirigenti. Aspetta. Dirigenti dell'anificio Rossi. Messo di smettere. Sospendere la sua pericolosa attività. Punto. Prego, signora.
Sto